stata scelta dal regista perché so che frequentava a Milano un locale dove questa canzone è proprio l'eccellenza delle serate, insomma, è molto amata. E per cui per me è stata una sorpresa, no? La comunicazione che sarei poi, insomma, venuta a Venezia. Ho incontrato anche Giuliano Montaldo, con cui io ho lavorato in Sacco e Vanzetti, per cui io sono veramente la donna più felice del mondo. Negli anni 70-80 avevo, come dire, non dico la fila, ma quasi, dei registi che insomma mi cercavano e mi proponevano dei ruoli. Ahimè, col senno di poi, ho dovuto, ahimè, rinunciare per esempio a Comincini, ho dovuto rinunciare a tante cose. C'è ancora tempo, perché anzi qui... È molto gentile, però insomma, sì, adesso potrei fare qualche ruolo di nonna, insomma, sì. Che faresti? Le nostre canzoni hanno lasciato un segno e questo segno è rimasto nell'anima della gente. Mi piacerebbe adesso, per esempio, non dico concludere, ma così accompagnare i miei anni con una canzone bellissima che possa perlomeno avere un motivo e un testo adatto magari anche alle donne della mia età. Un simbolo